si faceva al tempo con l'intuizione iniziale, il canto dei cinque salmi con le cinque antifone, il canto dell'inno a cui seguiva l'epistola, a cui seguiva poi il responsorio, e il canto del Magnificat che rappresentava il culmine, come oggi tuttora nel canto dei destri, il culmine di questa religione. Al tempo però questa convocazione pomeridiana, in tempo di dottrina, seguiva anche l'esposizione del Santissimo
Amen.